Benvenuti al corso di Basic Fingerstyle. Il brano che ho appena eseguito è un tradizionale che si chiama Joshua e si presta benissimo ad essere arrangiato con il basso alternato che accenta sempre il secondo e quarto quarto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Noterete come questi bassi sono puntati, cioè sono stoppati dal quarto dito della mano sinistra. E se trattasi di corda vuoto, quando trattasi di note pigiate con le dita della mano sinistra, basterà sollevare leggermente il dito della nota che si vuole stoppare per ottenere appunto una durata inferiore della nota. Noterete anche che non tutti i bassi sono stoppati, ma alcuni poi sono lasciati liberi di suonare, come e proprio questa alternanza tra bassi stoppati e bassi liberi crea una ritmica molto interessante. Anche che nella melodia ci sono alcune note accentate, ma la difficoltà maggiore consiste senz'altro nell'alternare le note della melodia sulla stessa corda, a iniziare dalla terza corda, cioè dal Sol, un alternato indice medio, poi sulla seconda, tenendo quindi continuando ad eseguire il basso su tre corde differenti. Seconda parte del brano c'è ancora un alternato sulla melodia eseguito dall'indice e dal medio sulla prima corda, quindi ancora l'accordo di semi diminuito, nell'eseguire questo pull off il quarto dito non si solleva semplicemente ma è tirato via per traverso, oltre a consentire alla nota a vuoto di avere un volume pari a quella di una nota pizzicata della mano destra. Quindi lasciamo suonare queste note. Tudo qua.